È possibile raccontarvi qualcosa di questo meraviglioso Skywatcher Star Adventurer attraverso le fotografie? È quello che proverò a fare oggi. È l'idea che mi è venuta per potervi riparlare una volta di più di questo meraviglioso strumento che io e Valentina ormai ci portiamo ovunque. Questo è diventato un compagno di viaggio inseparabile. Utilizzo gli Star Adventurer da ormai 5-6 anni, anche dal primo che presi per imparare a iniziare a fare fotografia notturna a largo campo, paesaggistica notturna, fino agli strumenti che oggi utilizzo anche nei seminari per far vivere le prime esperienze a chi inizia ora direttamente sul campo con appunto con questi astro inseguitori. Volevo avere occasione di riparlarvene, ma volevo cercare anche di slegarmi dai soliti filmati dove si fa semplicemente l'elenco delle porte presenti e delle funzioni e di come allineare al polo questi strumenti. Sul mio canale trovate filmati di questo tipo, vecchi ormai anche di anni. Quello che mi piacerebbe fare in questo filmato è raccontarvi attraverso le fotografie come vivo un po' le esperienze direttamente sul campo, come utilizzo questo strumento, quali sono le fasi principali che bisogna applicare e svolgere per poter preparare l'astro inseguitore e alla fine andare a scattare e portare a casa quello scatto che magari si è progettato per tempo così come ce lo si era immaginato. Quindi cercherò di fare un percorso diverso. Non me ne vogliano chi questo strumento non l'ha mai utilizzato, perché non vi andrò a spiegare nel dettaglio, ad esempio, l'interpretazione del cannocchiale polare, che è quello che ci permette di posizionare correttamente sul terreno lo strumento, perché trovate già qui sul mio canale, ad esempio, il filmato dove vi spiego come poter allineare le montature con l'oculare 2012-2032, il cannocchiale polare, che nonostante il video sia fatto e pensato per montature equatoriali, anche negli astro inseguitori trovate lo stesso identico sistema, quindi non c'è una sola differenza in quello. Perciò avete già diverso materiale qui. E se volete il filmato con l'elenco delle porte e delle funzioni generali, lì trovate già il mio primo filmato dedicato allo Star Adventurer. Vi faccio vedere questa fotografia. Questa immagine l'ho realizzata quest'anno insieme a Valentina in uno dei pochi viaggi che questa precaria situazione sanitaria quest'anno ci ha permesso di fare, in un'occasione meravigliosa che richiama normalmente persone e turisti da tutto il mondo, la fioritura di Castelluccio di Norcia. Questo luogo magico che si trasforma completamente nei mesi da fine maggio fino alla metà inoltrata anche di luglio talvolta, dipende un po' dagli anni, è qualcosa di davvero straordinario, meraviglioso. Ma Castelluccio di Norcia, al di là della fioritura che capita in questo periodo, è anche un luogo isolato, già in quota, particolarmente lontano dalle luci dell'inquinamento luminoso, che offre anche un cielo notturno e un'esperienza da vivere la notte sotto le stelle incredibile, mozzafiato, davvero un cielo molto molto bello. Così io e Valentina siamo partiti per visitare questo luogo durante il giorno, la tradizionale visita ai campi della lenticchia, e poi però di notte abbiamo iniziato a capire, ma già in realtà durante il giorno cercando di progettare un po' quello che avremmo voluto scattare la sera, come poter portare a casa qualcosa che potesse raccontare di questi bellissimi campi fioriti, ma in una chiave notturna. Vi faccio vedere questa immagine attraverso cui proverò a descrivervi l'astro inseguitore, ma potevo ad esempio farvi vedere anche queste due immagini. Sempre una fotografia Castelluccio di Norcia, da un lato dove vedete sotto i campi in fiori, dall'altro uno dei luoghi in Emilia Romagna a cui siamo più legati, dove ogni anno torniamo per cercare di fotografare meglio e di descrivere meglio quella scena presente al Lago della Ninfa, sotto al Monte Cimone, dove la Via Lattea si specchia sul lago. Potevo farvi vedere anche queste altre due immagini, la cometa che è venuta a trovarci quest'anno, o immagini ben più vicine a quelle tradizionali, dove è presente, vicino a questa chiesa, vedete la costellazione di Orione. L'astro inseguitore è uno strumento necessario per la fotografia notturna, perché ci permette di slegarci da quel limite di tempo di esposizione massimo che abbiamo sul cavalletto quando fotografiamo il cielo, per mantenere le stelle rotonde, puntiformi, e non
e non avere un effetto di allungamento, questo strumento ci permette di aumentare il tempo di esposizione perché abbiamo sostanzialmente un astro inseguitore che è soltanto questa parte dell'intero sistema, che con un motore permette di muovere la nostra macchina fotografica imitando lo stesso movimento del cielo notturno. Questo farà apparire alla macchina fotografica le stelle ferme, immobili, così potremo estendere il nostro tempo di esposizione. Anche qui non scendo nel tecnico in questo filmato, ma le ragioni per le quali è molto importante per ottenere dei risultati aumentare il tempo di esposizione e non è sufficiente dotarsi anche di mirrorless magari moderne che permettono di avere buoni risultati anche a ISO molto alti. Non è equivalente il risultato, serve aumentare il tempo di esposizione, sarà l'unica via che dovrete percorrere se vorrete davvero ottenere dei buoni risultati nella fotografia notturna. Se avessimo appena raggiunto insieme questo punto dal quale ho creato insieme a Valentina questo paesaggio su Castelluccio di Norcia, dove tra l'altro vedete sotto nella vallata i campi in fiore e a sinistra vicino a Castelluccio dietro c'è il Monte Vettore con questa nuvoletta straordinaria che ci ha impreziosito lo scatto, facendoci il favore di rimanere completamente ferma e immobile per tutta la sessione di fotografie. Ecco, se fossimo arrivati in questo punto insieme, che abbiamo concordato durante il giorno, cosa dovremmo fare la notte? Vi dico quello che faccio normalmente e sperando che possano esserci qualche semplice, banale magari insegnamento o esperienza sviluppata con la pratica diretta che possa essere utile anche a voi. Intanto l'astro inseguitore di Skywatcher, questo si chiama Star Adventurer, è penso uno degli astro inseguitori più diffusi e senz'altro uno di quelli che può reggere più peso fotografico sopra, più carico. Questo ci permette di poter caricare bene o male qualsiasi reflex con i nostri obiettivi. Non vi consiglio ad ogni modo di andare su focali troppo spinte se siete alle prime esperienze, perché con focali grandangolari, con lunghezze focali relativamente corte, sarete più a vostro agio nell'allestire un po' il setup complessivamente di questo strumento. Sarà un po' più facile. Ora vi spiego il perché. Questo strumento è distribuito in Italia dal distributore italiano attraverso una rete di negozi specializzati. Lo trovate, tutti questi negozi li trovate sul sito skywatcher.it. Nei negozi in Italia troverete questo oggetto in vendita anche in un modo un po' modulare. Quindi dovrete assicurarvi di acquistare tutti i pezzi per poterlo poi utilizzare all'inseguimento della volta celeste. Infatti, l'astro inseguitore è questa parte sopra, ma vi serve necessariamente anche questa testa equatoriale sotto che permette di muovere l'astro inseguitore al fine di allineare questo strumento verso la stella polare. Ecco che questa è una necessità sia per le montature più grandi sulle quali montiamo i telescopi, sia per queste piccole montature in miniatura sulle quali montiamo soltanto macchine fotografiche e obiettivi, posizionare sul terreno questo strumento in un modo preciso, verso la stella polare, che è il nostro punto di riferimento che resta più o meno fermo durante la notte. Allineandoci lì potremo imitare con questo movimento, con questo unico asse, il movimento della volta celeste, qualsiasi sia poi il punto dove noi andiamo a orientare la nostra macchina fotografica. Nei negozi, se andate a comprarlo, vi troverete ad allestire questo strumento con astro inseguitore, testa equatoriale, questa barra che vi permette poi di agganciare sopra la reflex, che in fondo ha una staffa e un contrappeso che serve a bilanciare il vostro strumento che è a sbalzo, vedete? Quindi questi elementi devono essere presenti per avere lo strumento completo. Quello che potreste già avere a casa, magari, invece, è un buon cavalletto su cui poter montare questo strumento. Qui avete un passo standard sotto che vi permetterà di montare gran parte dei cavalletti fotografici. E molti dei vostri cavalletti, tra l'altro, quando li acquistate, hanno già una testa sfera. Smontandola per rivelare la vite che poi vi permette di montare l'astro inseguitore sul cavalletto, la testa sfera potrete andarla ad avvitare su questa barra. La testa sfera quindi non è inserita nel pacchetto dello Star Adventurer, ma ve la consiglio perché vedete, ci permette, tuttora che il cavalletto sarà orientato verso la polare e dovrà rimanere fermo, di poter invece poi dirigere la nostra macchina fotografica in qualsiasi punto del cielo che noi vogliamo andare a fotografare.
in questo momento sta fotografando un ipotetico est, se questo cannocchiale polare fosse orientato verso nord. Essendo appena arrivati insieme sul campo di fronte a Castelluccio di Norcia e volendoci preparare per eseguire questa fotografia paesaggistica del cielo notturno, quello che dobbiamo inizialmente fare è montare tutte le varie parti. Il bello dello Star Adventurer è che ci permette di avere una piccola montatura equatoriale da viaggio. Questo sta nel classico zainettone da fotografo. Al massimo si sostituisce ad uno dei vostri obiettivi, ma avrà un peso che lo rende compatibile al viaggio a spalla, a piedi, quindi lo spettacolo di questo strumento è che potete raggiungere luoghi davvero molto isolati dall'inquinamento luminoso e quindi anche ricercare quei posti meno quotati, meno visitati o che magari scoprite voi, che ancora magari non sono così noti e così diffusi. Una volta montato lo strumento in tutte le sue parti, dovremo sicuramente andare a equilibrarlo in un modo corretto. Io l'equilibratura la faccio prima di allineare in un modo fine verso la stella polare questo strumento, perché una volta che ho posizionato sul terreno in un modo fine l'orientamento verso la stella polare, voglio evitare di andare a introdurre troppi movimenti dovuti all'equilibratura, quindi lo spostamento magari del contrappeso o della macchina fotografica per evitare che questo allineamento si sposti. Quello che faccio normalmente è questo. Montato tutto, lo posiziono a occhio in un modo molto semplice e indicativo verso nord, la stella polare dovete essere capaci di identificarla e mi posiziono lì. Tuttora che sono circa nord, prima di appunto controllare l'allineamento, avendo già progettato lo scatto, dirigo la macchina fotografica bene o male nel punto che mi interesserà fotografare, quindi gestendo la mia testa sfera e in questo caso diciamo che voglia fotografare. Ecco, una Via Lattea che si trova circa a sud-est, più o meno in questa posizione. Ora, la cosa importante da fare è andare a bilanciare questo nostro setup rispetto al contrappeso. Questo motore deve potersi muovere liberamente, senza grandi squilibri, così che possa efficacemente poi mantenervi le stelle puntiformi senza andarvele ad allungare proprio per degli errori di squilibrio del peso. Ecco, vi farete un po' di esperienza sul campo, ma spesso, visto che avremo sempre delle ottiche molto a sbalzo, fuori un po' dal baricentro dello strumento, scoprirete che ci sono dei punti centrali che permettono di equilibrare sempre meglio un po' tutto il setup, che vi danno un range all'interno del quale, ecco, lo strumento girando resterà sempre ben equilibrato. Proprio perché non sarà sempre equilibrato in qualsiasi posizione. Per il motivo che le ottiche, il corpo macchina avranno tutta una posizione storta e sempre un po' a sbalzo. Quindi dovrete da soli, un po' sull'esperienza, cercare di trovare rispetto al punto che volete fotografare un po' anche la zona, la fascia dove il contrappeso contrapposto alla vostra macchina fotografica vi darà un range di equilibratura, di stabilità abbastanza buono, in modo da poter restare stabile per la successiva mezz'ora, ora di scatti durante i quali lui si muoverà. Il più delle volte, se troviamo una posizione intermedia, ad esempio di questo tipo, dove possiamo regolare l'altezza del contrappeso, dovremo ovviamente anche andare a richiamare la macchina fotografica per orientarla di nuovo verso il punto che volevamo fotografare. Questo potrebbe a sua volta andare di nuovo a sbilanciare il contrappeso e ci porteremo nuovamente ad affinare sempre di più in realtà una posizione che complessivamente ci restituirà una stabilità al sistema e permettendoci appunto di percepire, ecco, direttamente sul campo, in modo empirico, in diretta, lì quale sarà un po' la zona all'interno della quale si muoverà al meglio questo strumento. Una volta che ho equilibrato, posso occuparmi dell'allineamento polare. Sul mio canale trovate appunto un filmato che vi insegna ad utilizzare e a interpretare questo cannocchiale polare valido dal 2012 al 2032 e con i disegni che ha all'interno che vi permette attraverso un orologio polare di posizionare la stella polare con una grande precisione. In realtà sappiate che per mantenere le stelle puntiformi anche su diversi minuti di scatto, se avete un'ottica grandangolare, quindi una focale molto contenuta, molto corta, non avrete bisogno di un allineamento polare estremamente preciso. Ovviamente meglio lo fate, meglio è. Questo a prescindere, sempre e comunque. Però quello che posso dirvi è che empiricamente
mi succede da 5-6 anni, quindi è un tempo sufficiente sul campo direttamente dove poi devo portare a casa dei risultati, è che con obiettivi grandangolari dai 14 ai 24 mm fino anche ai 50 mm in realtà talvolta, l'allineamento polare più che sufficiente è quello che riesco ad eseguire in un modo molto banale, stupido quasi, ma efficace, inserendo un laser comune di quelli verdi, che quindi mi permette di vedere l'intero fascio di proiezione. Qui lo appoggio all'oculare del cannocchiale polare, lo accendo e lui punterà un fascio che mi dà la direzione precisa di questo strumento rispetto alla stella polare. Ora, lo Star Adventurer può essere alzato e abbassato da questa semplice vite qui davanti e spostato in azimut, quindi destra e sinistra, con queste due viti contrapposte qui sotto. Perciò con il laser qui possiamo rapidamente andare ad adeguare un po' l'imprecisione, controllando sempre e ricontrollando con questo laser, fino a che il nostro fascio non punta in un modo preciso la stella polare. Questo vi permette di non guardare nemmeno dentro all'oculare e vi darà una attenzione, vi darà un allineamento polare non preciso ma sufficiente il più delle volte per avere diversi minuti di scatto con ottiche grandangolari, mantenendo appunto le stelle puntiformi. Qualora riscontriate dei problemi, se capite che non sono legati all'equilibratura, dovrete effettivamente imparare ad utilizzare l'orologio polare qui dentro e andando quindi ad utilizzare sempre le stesse regolazioni, ma basandovi sul disegno rappresentato qui, che vi permetterà sicuramente di fare un allineamento polare molto più preciso. Una volta montato, equilibrato ed allineato, stiamo già puntando la zona che vorremmo andare a fotografare. Siete già pronti in realtà, perché vi basterà semplicemente cercare i tempi giusti di esposizione con la vostra macchina fotografica per avere un istogramma corretto che senz'altro non bruci le ombre, quindi che non sia sottoesposto. Sganciate un po' la campana dell'esposizione da sinistra, lasciando anche uno spazietto vuoto per assicurarvi di registrare bene tutte le sfumature più scure. Gli ISO non sarà necessario alzarli troppo, potete impostarlo inizialmente intorno agli 800 ISO, che comunque è un valore bene o male sotto il quale è un po' complesso scendere di notte. E non tenete il diaframma magari completamente aperto per evitare grandi effetti di diffrazione, potreste chiuderlo appena un po', per quanto, attenzione, il diaframma vada a variarvi a tutti gli effetti il diametro un po' dell'ottica, perché chiudendosi andrà a limitare la luce che raggiungerà il vostro sensore. Quindi vi consiglio di, se non avete esigenze dovute all'inseguimento molto contenuto, per forza di cose di lavorare a rapporti ad aperture molto ampie, quindi f2.8 o meno, vi consiglio di impostare magari il rapporto focale intorno all'F4 per mantenere ancora una buona apertura ma limitare un po' gli effetti di diffrazione. Siete pronti per scattare, perché lo Star Adventurer funziona in un modo molto semplice. Ha diverse velocità di inseguimento, una dedicata alla Luna, una dedicata al Sole, avete i diversi simboli qui che li rappresentano e dei tempi che permettono di fare anche dei timelapse. Però avete un simbolo a forma di stella che, selezionandolo, ecco, farà partire immediatamente lo Star Adventurer con un inseguimento siderale della volta celeste. Ovviamente non dimenticatevi di chiudere la frizione del movimento del vostro motore. Questa frizione può essere aperta se volete fare le prove di bilanciamento, ma poi dovrà essere bloccata, chiusa, senza stringere troppo. La chiudete affinché poi il motore possa avere il traino, il tiro per iniziare a muovere il vostro asse. Questo vi permetterà di realizzare delle immagini dove avrete il panorama mosso ma le stelle puntiformi. Tutte queste fotografie di paesaggistica notturna che potete osservare in rete, tante persone molto in gamba realizzano delle immagini meravigliose, sono sempre il prodotto, il più delle volte, in tutti questi casi, ecco, di due livelli poi uniti in Photoshop successivamente, perché dovrete fotografare la parte del cielo con l'astro inseguitore acceso e dovrete spegnerlo per poter fotografare invece il panorama dove si muoveranno le stelle, ma vi permetterà di avere il panorama fermo, anche perché il panorama il più delle volte ha esposizioni differenti dal cielo, quindi dovrete magari ritrovare la giusta esposizione che vi permetta di poter acquisire un buon panorama privo di troppi disturbi dovuti alla scarsità di luce, di fotoni presenti, insomma, nella scena notturna. Non ci sono molti altri trucchi per iniziare a ottenere i nostri primi risultati. Questo strumento è straordinario. Tra l'altro,
Vi svelo un segreto che farà ridere forse i fotografi professionisti, ma che a me ha sempre servito più che bene. Sapete che per fare delle paesaggistiche in generale, diurne, si posiziona la macchina fotografica sul punto nodale, sul centro ottico dell'ottica, per poter realizzare le parti della panoramica senza effetto di parallasse in un modo corretto. Si utilizzano delle slitte, si utilizzano diversi sistemi. Questo Star Adventure lo si può abbassare e, avendo già la macchina fotografica su una staffa che può essere anticipata o retrocessa, avrete già la possibilità di utilizzare questo strumento anche come slitta nodale, sostanzialmente, per fare delle paesaggistiche anche diurne. Ovviamente potete svitare questa barra dei contrappesi se in quel caso non la volete. Questo è diventato il mio compagno di viaggio perché riesco a riutilizzarlo in qualsiasi condizione. Questo strumento ha anche una porta per le autoguida. Perché? Perché nonostante abbia una portata massima di 4 kg e nonostante sia consigliabile per uso fotografico non raggiungere il massimo, ma stare sotto, stare un po' di meno, intorno ai 3 kg massimo, conosco persone molto capaci, le troverete su Facebook, sui forum, sulle pagine di astrofotografia, molto in gamba, che sono riusciti ad ottimizzare questo strumento anche con l'utilizzo di piccoli telescopi rifrattori, simili a quello ma più piccolini. Ecco, in quel caso avrete bisogno forse talvolta di un secondo contrappeso, di bilanciare tutto al meglio, ma potrete installare addirittura un sistema di guida che vada a correggere quest'unico asse di movimento per avere un risultato ancora migliore di inseguimento. Inoltre è presente una porta per alimentare esternamente lo Star Adventurer, anche se in tutta onestà posso dirvi che io ho sempre utilizzato il vano che qui dentro vi mette a disposizione la possibilità di montare delle pile stilo ricaricabili. Io questi strumenti li utilizzo in diversi eventi ogni anno, nel periodo caldo in cui si sta fuori tranquillamente. Questi strumenti lavorano diverse ore, 3-4 volte al mese. E mi capita di ricaricare le batterie non più di una volta al mese. Batterie ricaricabili stilo che possono essere messe qui dentro vi daranno un'autonomia incredibile. Quindi portatevi sempre le batterie di scorta dietro, ricordatevi che eventualmente, se lo preferirete, potrà essere alimentato attraverso una porta micro USB anche con una batteria esterna. Inoltre ha delle funzioni qui dalla parte opposta che permettono anche di poter, collegando con una porta snap la vostra reflex, di poter impostare pause, fotografie e impostazioni varie per un eventuale timelapse. Devo dire che potrei realizzarvi un filmato a parte per questo tipo di funzione. Ne trovate già uno in inglese, proprio di Skywatcher, che magari vi metto qui in descrizione. È un sistema un po' contorto, devo dire la verità, per cui mi sono sempre trovato meglio a montare un telecomando esterno sulla reflex, un telecomando col cavo, così non vi si scaricano le batterie. Ricordate, a parte che essere più economico, senz'altro non vi lascerà mai a piedi. Ha delle batterie il telecomando di per sé, ma almeno non ne avrete in più soltanto per il collegamento wifi. Cercate di limitare quelli che possono essere gli imprevisti che rischiano di rovinarvi il viaggio o la speranza di portare a casa la fotografia che avete programmato. Sarà utile sotto qualsiasi cielo anche dotarsi di qualche filtro per l'inquinamento luminoso. Io ne utilizzo da diverso tempo alcuni qui a clip che vengono montati dentro il corpo macchina e che permettono quindi di adattarsi a qualsiasi ottica. Questo è un po' tutto quello che vi serve. Quindi sì, stavo dimenticando il telecomando esterno, ovviamente è una cosa necessaria, ecco, in tutti questo tipo di allestimenti, di setup. Spero che questa lettura attraverso le fotografie e un po' le esperienze dirette che normalmente ho sul campo possa avervi in qualche modo aiutato. Se avete curiosità o se sulle parti che ho trascurato relativamente all'utilizzo dello Star Adventurer avete altri desideri, commentatelo, mettetelo nei commenti qui sotto. Cercherò di magari preparare qualche filmato anche seguendo un po' le vostre indicazioni, seguendo le vostre richieste.
Non dimenticate che a breve, molto a breve, uscirà lo Star Adventurer 2, che avrò sicuramente subito in prova, e che include tra le novità un modulo Wi-Fi che permetterà quindi il controllo di questo sistema direttamente dal nostro smartphone, dal nostro tablet attraverso un'app. Quindi una buona innovazione che aggiunge una funzionalità in più a uno strumento che è già perfetto per me. Ultimo ma non ultimo, la AZGT, un'alternativa che in questi anni ha preso piede e come strumento sempre prodotto da Skywatcher, che può essere confrontato direttamente con questo sistema. Non vi parlo in questo video della ZGT, ma la ZGT è arrivata in commercio abbinata a questo bellissimo cavalletto di Skywatcher e per quanto non mi piaccia, non mi faccia impazzire il cavalletto che Skywatcher propone con lo Star Adventurer, non mi piace molto, questo cavalletto invece è veramente fighissimo, funziona da Dio. Quindi se non avete già un cavalletto vostro e doveste comunque attrezzarvi anche di un cavalletto per questo sistema, sappiate che questo tipo di cavalletto che vincola anche i piedi e vi dà una buona stabilità, per me funziona davvero molto bene e lo utilizzo regolarmente proprio per i miei viaggi fotografici. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro.